Bene ragazzi, vi ho introdotto un minuto fa il concetto di campo elettrico, dicendovi già che le cariche positive hanno una differenza sostanziale dalle cariche negative, perché le cariche positive, se tu chiedi quanto fa il campo elettrico qui, il campo elettrico è radiale, ok? Nel senso che se lo devi disegnare, disegni la congiungente tra la carica e il punto e vai in avanti. Questo è il campo elettrico E, ma se tu chiedi quanto fa qui, tracci la congiungente e va di qua, ok? E di qua va di qui. Quindi in ogni punto è possibile definire un campo elettrico. Adesso poi vediamo se questi campi elettrici sono costanti o no, però dal punto di vista qualitativo ci siamo. Cosa fa invece una carica negativa di differenza? Genera in ogni punto un campo che si dirige verso la carica generatrice. Poi sarà interessante vedere cosa succede se nello spazio sia un meno che un più, cioè come questi campi interagiscono tra di loro, ma poi vediamo. Allora, si può generalizzare, cioè è possibile fare un disegno che tenga conto di questa cosa qui? Sì. Okay. Cioè, come faccio a disegnare in un colpo solo, ragazzi, tutti i campi in tutto l'universo, senza dover metterci un secolo? C'è un modo? Ovviamente sì, è un modo matematico, no? Però è molto carino per poi capire delle cose. E semplicemente andando a disegnare quelle che si chiamano linee di campo elettrico, cioè le linee di campo elettrico hanno dentro di sé tutti i campi elettrici in tutto l'universo, quindi è un modo carino per disegnare tutti i campi in un botto. Quindi, se io prendo la carica più, le linee di campo elettrico sono radiali e escono o entrano? Escono. Allora, qui cominciano però a esserci dei problemi di comprendonio, nel senso che poi uno pensa che il campo elettrico quindi nasca dalla carica più. Questo è il più grande errore che i ragazzi fanno. Se io vi chiedo quanto fa il campo elettrico creato dalla carica più in questo punto, voi da dove partite? Dalla carica più o dal punto blu? Dal punto blu. E seguite la linea di campo, quindi sulla linea di campo ci sono tutti i campi che voi desiderate. Se io vi chiedo quanto fa il campo elettrico in questo punto qui, ok, voi dovete partire da questo punto e seguire la linea di campo. Ovviamente, se io vi chiedo quanto fa il campo elettrico qui, non è che lì non c'è nessuna linea di campo, è che ne ho disegnate poche. Quindi il ragionamento è questo. Devo disegnare la linea di campo che passa per questo punto qui e poi vado a disegnare il campo che c'è sotto. Domande? Ma però la carica di riferimento è sempre più In questo caso sì. del tutto il campo. Certo, ma il problema è, se adesso Mattia disegno un elettrone, come sono fatte le linee di campo elettrico di un elettrone? Sono radiali. Quindi puntano Puntano verso l'elettrone. verso l'elettrone, ok? Quindi è un modo, spero sia chiaro, per disegnare in un botto tutti i campi elettrici in tutto l'universo. Ma se io chiedo quanto fa il campo elettrico in questo punto qui, voi cosa dovete fare? Concettualmente, dovete andarmi a disegnare la linea di campo che passa per questo punto qui. E poi, visto che le linee di campo qui sono fatte così, andiamo a disegnare questo. E questo è il campo elettrico fatto qua. Allora, quindi queste sono le linee di campo fatte singolarmente da un più e da un meno. Ma oggi volevo chiudere con una cosa, cioè che è la copertina del vostro libro.
La copertina del vostro libro disegna le linee di campo di un dipolo, dove è presente una carica positiva e una carica negativa. E vediamo come si crea. Cioè, ragazzi, la domanda è: ma se io ho una carica positiva e una carica negativa vicine, lontane, comunque sono presenti una carica positiva e una carica negativa, e io voglio chiedermi quanto fa il campo elettrico in questo punto qui. Perché, ragazzi, lo chiamo totale? Perché in quel punto c'è sia il campo elettrico rosso sia il campo elettrico verde. Quindi uno dovrebbe disegnare il campo elettrico rosso, il campo elettrico verde e poi fare la somma vettoriale. Allora, in quel punto lì è facile. Perché? Perché è facile? Perché sono tutte e due nello stesso verso e puntano tutte e due verso? Meno. Verso, cioè, verso destra e quindi verso il meno. Quindi, come è fatto il campo elettrico totale? È il doppio e va verso destra. Ma la domanda è, in questo punto qui, c'è solo il campo rosso o comunque una somma vettoriale tra il rosso e il verde? C'è sempre una somma vettoriale, solo che qui il campo elettrico, qui sarà il campo, scusate, rosso, sarà più intenso, no? Perché siamo vicini. Poi vedremo come dipende dalla distanza. In questo punto qui, come va il campo elettrico fatto dalla carica verde? In questo punto qui verde? Va verso il verde, ma è piccolino perché è molto lontano. Poi vedremo come dipende dalla distanza. Quindi se uno deve fare la somma vettoriale, come fa, ragazzi? Fa il parallelogramma e si accorge che il campo totale è molto più simile al rosso di quanto sia simile al verde. Ci sta. Ora, se uno questa cosa la fa punto per punto, cosa ottiene? Immaginate di farla punto per punto, di creare il campo totale punto per punto facendo la sovrapposizione degli effetti. A un certo punto succede che in ogni punto, cioè se voi andate in questo punto e fate il totale, sarà fatto così, no? Assomiglierà molto alla linea rossa, no? Più si avvicina. Poi pian piano piega e fa così. Se uno lo fa punto per punto, mi va a creare delle linee di campo, e adesso lo facciamo bene, che quando siamo vicini alle cariche positive sono uguali alle linee, perché qui il verde conta poco. Poi pian piano si discostano e mi vanno ad assomigliare alle linee verdi. Quindi abbiamo disegnato che cosa? Non le linee di un monopolo, cioè di una sola carica, ma le linee di dipolo. Allora, vi devo solo dire un'ultima cosa che riguarda le linee e poi abbiamo finito. Secondo voi, il campo elettrico dov'è molto intenso a occhio? Quando siamo vicino alla carica generatrice, no? Poi pian piano più ti allontani, un po' come il suono, no? Più sei vicino, più è intenso. Domanda che nessun ragazzo capisce quando la legge del libro. Le linee di campo danno un'indicazione dell'intensità del campo elettrico? Cioè, dal punto di vista qualitativo, io genero il più e poi qui ho le mie... C'è qualcosa che mi indica che qui il campo è molto intenso e invece qui il campo è più debole? Ho capito, però poi quando hai un dipolo, no, devi solo guardare le linee di campo. Per farvi capire posso anche disegnarne di più, tanto il risultato... Ragazzi, guardate qui. Qui è elevata non il numero di linee, ok? Perché qui se ne ho disegnate 8, anche qui facendo un cerchio ne disegno 8, no? Cioè, quindi,
è elevata la densità. Cioè, dove la densità di linee, dove le linee sono molto ravvicinate, allora lì il campo è molto intenso. Qui sono molto ravvicinate, no? Ecco. Quindi è un sintomo. Quindi quando la densità di linee è molto elevata, significa che il campo, cioè se la densità è molto elevata, il campo è molto elevato in modulo. Qui, vedete che sono molto rare fatte, cioè devo fare un bel giro per trovare un'altra. Quindi significa che qui il campo è debole, in modulo. Quindi adesso noi andiamo a disegnare le linee di campo di un dipolo e in un minuto vediamo cosa succede. Nel senso che qui, il più con che colore l'avevo fatto? Rosso e verde. Quindi se io faccio un più e un verde, come saranno fatte le linee? Allora, il ragionamento è questo. Vicino al più, per disegnarle, saranno identiche a quelle del più, ok? Ne disegno 6. Vicino al meno saranno uguali a quelle del meno, perché l'altro ha un peso completamente nullo. Però poi succede il mischione. Nel senso che a un certo punto, facciamo un'altra, questa linea di campo mi va a piegarsi sull'altra. Questa idealmente fa un giro lunghissimo e si chiude qua. Questa, ragazzi, cosa fa? Piega, anche lei fa un giro lunghissimo e va a chiudersi su questa. Ok? Anche queste fanno un giro lunghissimo e mi va a chiudersi su quale? Magari su questa. Ok? E questa fa un giro più corto e mi va a chiudere su questa. Quindi poi uno ne disegna di più e mi è andata a creare tutte le linee di campo. Quindi, ultima cosa, come faccio se vi chiedo, questa è una domanda importante, in questo punto qui come faccio a disegnare il campo elettrico in modo qualitativo? No, perché io ho già la linea di campo. Se uno ha già la linea di campo, ha già il campo. Segue la linea di campo, cioè, parola magica, in questo punto il campo elettrico è? E in questo punto devo seguire la linea. Quindi il campo elettrico è? Tangente, perfetto. È tangente alla linea di campo. Quindi se uno ha la linea di campo, per disegnare il campo basta che disegni, seguendo il verso di linea di campo, la sua tangente. Quindi tra linea di campo e campo elettrico ci sono tante connessioni.